L'Oasi del Cervo e della Luna è un progetto che cerca di coniugare le istanze che sono proprie di questo paradiso, che è una riserva del WWF, la più grande riserva del WWF ha in Italia, e quello che nel sociale cerca di fare Domus de Luna da tanti anni, ossia dare una chance, una possibilità, un futuro diverso a chi è fragile o a chi ha avuto problemi nella propria vita. Qui si coniugano istanze ambientali, protezione della natura, assistenza, accoglienza e in qualche modo reinserimento nella società, prospettiva di vita appunto diversa per coloro che la meritano e non hanno avuto la possibilità di viverla fino ad oggi. Qui all'Oasi del Cervo e della Luna abbiamo fatto nostri i valori che sono sottesi all'enciclica Laudato Si'. Cerchiamo una nuova forma di giustizia sociale, cerchiamo di combinare l'uomo con l'ambiente. E quest'unione di attenzione ai diritti dell'uomo, alla vita di tutti gli esseri umani, in modo particolare dei più deboli, e la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali, della flora, della fauna, la biodiversità, diventano naturali da essere seguiti insieme. Così come negli anni Ottanta, a salvaguardia del cervo che era in estinzione, che oggi conta migliaia di esemplari qui nella riserva WWF di Montarcoso, nell'Oasi del Cervo e della Luna, così dopo l'alluvione del 2018, l'uomo qui ha lavorato a favore della natura e quasi a contrasto di quello che è un po' purtroppo la tendenza che si legge negli ultimi anni, no? Qui l'uomo veramente sta cercando di fare la differenza. L'uomo intendo sia l'individuo sia le organizzazioni, e anche un'attenzione alle nuove generazioni, un nuovo modo di vivere l'ambiente, non solo a parole, non solo nei convegni, non solo con tante chiacchiere, ma concretamente.